Prima del sindaco, per il presidente dell'assessore, nonostante che ne abbia fatto parte in modo integrante, ritengo che sono state fatte tante cose, ma veramente tante, perché poi rispetto a ogni singola voce che è stata così esternata ci sta un lavoro immenso che è fuori misura, e soltanto quando si fa parte della maggioranza in modo attivo se ne riesce a comprendere veramente la grande portata. Perché io ho fatto anche l'opposizione ed effettivamente so che quale lato debole trovare rispetto ad un parere dell'organo di revisione. E effettivamente è difficile oggi trovare un lato debole rispetto al parere che hanno fatto i revisori. Anche perché non solo ne hanno tracciato in modo analitico tutte le voci, ma ne hanno fatte anche delle verifiche, degli studi, le hanno certificate, e come organo neutro, perché oggi il Collegio dei Revisori ha una portata di neutralità rispetto, non perché prima non l'aveva, ma oggi sicuramente, visto che le nomine non sono più di espressione consiliare, possiamo ritenere effettivamente neutri. E quindi che cosa dicono i revisori? I revisori dicono che visto una serie di atti che io vi leggo per un'iniziativa particolare, perché è giusto che dopo un'ora e passa che stiamo qua ci sia anche una copertura normativa di quello che è stato fatto. Dicono i revisori che, ricevuto lo schema del bilancio di previsione per il 2014, approvato dalla Giunta Comunale il 31 luglio del 2014 con delibera 239, che cosa hanno fatto? Visto il bilancio triennale, visto la relazione previsionale e programmatica predisposta il rendiconto del 2013, le risultanze del rendiconto del 2012, la situazione contabile, il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale, la delibera di Giunta Comunale per il fabbisogno del personale, la delibera di Giunta Comunale 221 di destinazione della parte vincolata dei proventi per estensione a nome del codice della strada, la delibera di confermo di variazione in aumento e diminuzione della sezione comunale IRPEF, il delibera del Consiglio Comunale in aumento e diminuzione della liquida dell'IMU, le deliberazioni con le quali sono state determinate l'esercizio 2004 le tariffe delle aliquote, le tabelle relative ai parametri di riscontri delle situazioni e di deliberabilità, il prospetto contenente la previsione annuale e pluriennale di competenza mista, il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili, la delibera di razionalizzazione della spesa degli anni 2014 e 2015. Che forse alcuni sono andati esattamente in termini di 10 in volume e di un plico a vedere qual è il punto su cui i revisori avevano osservato. Tutto il resto non l'hanno proprio guardato. Se è una cosa positiva, alcuni che pensano di fare l'opposizione, immaginaci che la trattiamo a fare. Questa è una cosa che va bene. Noi dobbiamo discutere solo e ragionare sulle cose che sono state in qualche modo osservate e non censurate. Perché poi le censure, qualora ci dovessero essere su alcuni punti, sono riferibili al sottoscritto, ma presuppongono un altro paio di centinaio di protagonisti, perché la storia di San Lorenzo è una storia antica. Io forse non ero ancora nato quando è iniziato quel tipo di comunicazione. Ma intanto io volevo dare un poco la parola al presidente, all'assessore, perché a me piacerebbe di capire anche io se ho sbagliato a leggere, e all'interno di questa grande relazione ci sono solo contenuti che riguardano il nostro partecipato, la questione di San Lorenzo e poi qual è l'altro punto? I debiti fuori, su cui vorrei anche soffermare un attimo, dopo che facciamo consigli comunali, facciamo prima. E dopo essere stato messo a disposizione della dovuta analisi dei consiglieri comunali, sarà proposto al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. La gestione dell'anno 2014 è stata improntata al rispetto e della riduzione delle spese di personale rispetto all'esercizio precedente, attraverso il contenimento delle dinamiche retribuite ed occupazionali.
L'organo della revisione dei conti, composto dai dottor Ferdinando Di Gennaro, Alfonso Facillo e Nunzio Napolitano, di cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto, ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi dei progetti. Ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con la previsione proposta di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso di enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente e del regolamento contabile. Ed è per tali motivi ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014. Le criminalità derivanti dal raccolto differenziato dei rifiuti hanno consentito di contenere gli aumenti del costo dello smaltimento della sola frazione conferita in discarica, ancora una volta aumentato, e conseguentemente di adottare per terzo anno consecutivo una riduzione della tariffa media applicata ai cittadini alessani. Quindi, come diceva il sindaco in premessa, io penso che l'amministrazione stia lavorando con una certa con serietà e con onestà, quindi penso che più di questo c'è ancora tanto da fare, ma comunque il lavoro è tanto, noi stiamo qua per affrontare quotidianamente tutto quello che c'è da fare ancora. Passerei la parola. Ha caratterizzato sin dall'insediamento, così come rappresentato anche dal sindaco, questa amministrazione che ha inteso garantire servizi essenziali alla cittadinanza nel contenimento della spesa. Quest'anno ci siamo ritrovati, così come ogni anno, che è il terzo anno di seguito, a seguito della grande confusione a livello che ha caratterizzato a livello nazionale anche la definizione di quelle che sono le imposte locali, ci siamo ritrovati con un taglio applicato dal governo centrale nella misura di 3.150.000 euro rispetto all'anno scorso. Taglio dovuto al mancato riconoscimento del gettito derivante dall'IMU prima abitazione, che l'anno scorso ci è stato garantito attraverso una rimessa statale, attraverso il fondo di solidarietà per i comuni. Quest'anno l'amministrazione centrale, quindi il governo Renzi, ha determinato la mancata applicazione dell'IMU sulla prima abitazione, ma ha comunicato agli enti locali che questo mancato gettito non veniva garantito attraverso una rimessa statale e che l'incidenza di questo mancato gettito sarebbe dovuto essere riversato in capo ai cittadini attraverso l'applicazione della TASI. La TASI è una tassa di nuova introduzione, praticamente sì, esce dalla porta e entra dalla finestra, oppure è il principio della coperta corta, che ovviamente se si tira da un lato lascia il coperto. Non capisco bene, non riesco a seguire. Cioè lo Stato quest'anno per incassare i 3.150.000 nel nostro caso, in Italia tanti 3 milioni, 200, ha immaginato di recuperare attraverso la istituzione della TASI. Di fatto non è un nuovo balzello che noi siamo stati ad applicare, è semplicemente questa norma nazionale che ci induce ad applicare. Poi andiamo nel merito della scelta che abbiamo fatto, no? La TASI per recuperare esattamente 3.150.000 che lo Stato dice. La TASI serve per sopperire all'ICI, all'IMU, esatto, prima abitazione. La TASI è una tassa sui servizi indivisibili, da qui la chiamano TASI, è introdotta ed ha un'imputazione in capo sia alle prime abitazioni che alla seconda abitazione. La scelta dell'amministrazione Sagliocco è di non aver voluto incidere soprattutto su quelli che sono i proprietari di prima abitazione o addirittura anche su coloro i quali, essendo la TASI di facile interpretazione, una tassa patrimoniale che va a colpire il patrimonio dei cittadini, addirittura c'è la possibilità prevista dalla TASI di applicare nella misura che va dal 10% dell'aliquota in capo ai fittuari. L'incongruenza è derivata appunto dal fatto che nell'interpretazione di tassa patrimoniale va a colpire dei soggetti che non hanno patrimonio. Avrebbe previsto quindi un'incidenza di questo nuovo balzello in capo a chi non aveva proprietà.
Quindi abbiamo ipotizzato, abbiamo previsto come amministrazione di non applicare la TASA, quindi non andare a incidere su coloro i quali avevano esclusivamente la proprietà della prima abitazione e coloro i quali, pur non avendo un'abitazione di proprietà, come effettuali avrebbero avuto un'imposizione che andava nella misura dal 10 al 30% della tassa. In termini pratici noi non applichiamo la TASI ad Aversa, quindi non andiamo a... Il cittadino aversano, a differenza degli altri, di tanti altri cittadini, il 16 ottobre non saranno chiamati a pagare l'acconto della TASI, così come faranno appunto gli altri cittadini, ma abbiamo ipotizzato appunto per avere un... gli altri cittadini, sicuramente. Per avere un'imposizione fiscale locale più equa, soprattutto per tornando al discorso dell'interpretazione della tassa patrimoniale, di andare a incidere con questo nuovo balzello determinato appunto da un taglio fatto dal governo Renzi e applicarlo esclusivamente a chi eventualmente ha un patrimonio, una capacità patrimoniale più elevata, applicando un aumento dell'aliquota IMU, quindi sulla seconda abitazione. Quindi quel mancato gettito derivante dall'IMU, dalla mancata applicazione dell'IMU sulla prima abitazione, abbiamo deciso di applicarlo esclusivamente a quei cittadini che hanno più di una casa di proprietà e quindi avranno un'imposizione nella misura del 10,6 per mille sull'IMU seconda abitazione. E abbiamo salvaguardato 10,6 per mille o l'1,6%. Abbiamo quindi a questo punto sollevato da questo aggravio i cittadini che hanno un'unica abitazione, in possesso della proprietà, un'unica abitazione che rappresenta appunto l'abitazione in cui vivono, e quei cittadini appunto che non avendo nemmeno la proprietà della prima abitazione sono addirittura titolari.